1300 i podisti vestiti da Babbo Natale che si sono dati appuntamento a terre roveresche per partecipare alla nuova edizione, la 15ª, della Corsa dei Babbi Natale e della Camminata, organizzate entrambe dal Colle Marathon Club. La slitta di Babbo Natale, trainata dal cavallo Gegè, ha attraversato le municipalità di Terre Roveresche, con partenza dalla Porta Nova di Barchi, arrivando ad Orciano, a San Giorgio, prima di raggiungere Piagge. Un totale di 11,5 km per la corsa e in contemporanea di 7 per la camminata. Quest'anno c'è una novità: oltre alla partenza da Barchi abbiamo anche la camminata che parte da Piagge, quindi ci sarà tanta gente che cammina, perché il nostro obiettivo rimane quello di far star bene la gente, quindi tanti cammineranno e correranno da Barchi fino a Piagge invece con la slitta davanti con il cavallo, quindi stiamo preparando una bella giornata di sport e di solidarietà soprattutto, quindi ringraziamo tutti i volontari e chi si sta impegnando da Barchi a Piagge, quindi l'amministrazione di Terre Roveresche che supporta sempre tutto il nostro lavoro, quindi ci sarà un bel passaggio su tutti i borghi e sulle strade, quindi coloriamo questa bella giornata di sport e di solidarietà. Tantissimi gli spettatori che hanno assistito all'iniziativa. La finalità anche quest'anno è benefica, il ricavato delle iscrizioni infatti sarà interamente devoluto ad UNICEF, Avis, AIL, Onfalos e Urukundo. Finalmente ritorna, ripartiamo, anche qui è un modo per riprendere la nostra vita e soprattutto come tutti gli anni questa è una tradizione con la slitta di Babbo Natale che aprirà questa corsa, in parte competitiva, in parte no, e che dire, grazie a tutta l'organizzazione che tutti gli anni con impegno organizza questo evento. E poi a Piagge l'arrivo, dove c'è già anche questa mattina è partita una camminata. Un evento dunque che anche quest'anno ha promosso non solo i valori dello sport, ma anche quelli della solidarietà.